fase di profondo cambiamento. Questo cambiamento sarà una pratica oramai quotidiana, dove le nostre imprese si dovranno attrezzare in profondi investimenti tecnologici, ma ancor di più per quello che riguarda anche le competenze dei lavoratori. Il futuro, credo, sarà fortemente legato al fatto di cercare di aggiornare e di qualificare tutti i nostri lavoratori, perché oggi noi siamo di fronte a dover condurre, attraverso appunto le competenze stesse dei lavoratori, questo tipo di cambiamento e che appunto deciderà il futuro della nostra provincia bergamasca. Dobbiamo decidere se vogliamo guidare questo cambiamento o meno, se vogliamo investire sulle competenze o se vogliamo stare a guardare cosa succede e essere appunto passivi di fronte a questa situazione. Io credo che sempre di più imprese e sindacato devono entrare in dinamiche di partecipazione organizzativa e promuovere quelli che sono appunto elementi di competitività delle nostre imprese attraverso appunto un rilancio della formazione, un rilancio degli investimenti e di valorizzazione del capitale umano. Ma la situazione per certi aspetti è sicuramente cronica da tempo. Adesso, in questa situazione in cui assistiamo ad una ripresa importante delle attività industriali, si è aggravata sicuramente su profili specializzati, ma cosa nuova anche su profili meno specializzati. A questo noi stiamo ponendo rimedio, perché per le imprese è questione di sopravvivenza poter rispondere alle commesse, poter sviluppare nuovi prodotti. Stiamo lavorando da tempo con le scuole e con le università per incentivare la formazione tecnica, per promuovere anche presso le ragazze la formazione scientifica e per aiutare i percorsi ITS. D'altro canto occorre anche garantire l'occupabilità e quindi la formazione continua, la formazione delle persone che già sono al lavoro, e questa invece è una grande e importante sfida, questa è una novità in cui le imprese, i lavoratori, i sindacati e il sistema della formazione deve sicuramente crescere e trovare una strada che sia efficace per garantire che si rimanga al passo delle competenze necessarie per tutta la durata lavorativa.